Emanuele Birarelli, alla vigilia dell'Europeo, che cosa ti aspetti da questa rassegna continentale? Beh, chiaro che vogliamo fare bene, ci aspettiamo insomma un bel campionato, però questo ovviamente ci sono i propositi, l'ambizione c'è sempre, però io insomma, sono sempre per rimanere coi piedi per terra, partire da una partita alla volta, cioè, senza essere troppo retorici, però questa è la verità. Sicuramente non possiamo pensare solamente ad arrivare a mettere dietro questa Russia di cui tutti parlano, ma dobbiamo pensare giorno per giorno perché insomma, le insidie possono arrivare contro qualsiasi squadra. Ecco, magari non proprio all'inizio, dove sicuramente dipenderà più da noi che non dagli altri, però già secondo me a partire dal Belgio, che è una buonissima squadra, bisogna stare attenti perché insomma, al giorno d'oggi questa pallavolo insomma, così globalizzata in cui tanti giocatori hanno esperienza internazionale, gli allenatori anche, insomma tutte le squadre sono preparate e quindi non si può scherzare più di tanto. Poi dopo ci sono sicuramente una serie di squadre forti secondo me al nostro livello dove insomma, bisognerà tirar fuori tutto e per vincere la partita. Com'è stato l'ultimo periodo di preparazione e avete cancellato le facce un po' scure della sconfitta con la Germania nell'ultima amichevole? Ma guarda, noi a Cavallese abbiamo lavorato bene sicuramente, abbiamo fatto insomma quello che dovevamo, c'era tanto tempo per lavorare, quindi si è lavorato sia dal punto di vista fisico che tecnico per provare a giocare un po' meglio. Poi le amichevoli servono proprio a questo, insomma, a capire a che punto sei e dove sei, insomma, cosa devi fare di meglio. E penso che ci sono servite, come dicevo prima, un po' a capire che al giorno d'oggi se non entri in campo con lo spirito giusto si perde, insomma, ed è quello che è successo a noi contro la Germania. Un po' è stato un problema di gioco, sicuramente bisognava giocare un po' meglio, ma è stato più un problema che loro avevano più voglia di noi di vincere, quelle amichevoli, e le hanno vinte. Ci sono 8 esordienti a questo europeo su 14, ti fa un po' effetto essere il veterano? Ma no, guarda, io mi sento giovane quanto i ragazzi più nuovi di questo gruppo, perché anche io insomma mi piace sempre pensare che sia una cosa nuova, sempre entrare con lo spirito, quello un po' del primo giorno di scuola, quindi questa è la cosa che è più importante secondo me, perché non serve a nulla pensare di essere già scafati, poi è proprio quello che secondo me ti frega, quindi niente, l'unica cosa che cambia sicuramente è che di fianco a me invece di avere ragazzi anche più esperti di me, ho ragazzi più giovani, quindi magari sono io a magari dire una parola in più piuttosto che sentirmene dire una, quindi tutto qua, però non cambia nulla.